Ciao ragazzi, sono Kernan, benvenuti su Hexago Official per questo nuovo video con il quale torniamo a parlare di CSGO. Faccio una piccola intro io prima di lasciare la parola, o meglio il video in toto, nelle mani del buon vecchio Gugli, con la quale vi dico due cose. Allora, la prima, per quelli che si sono persi il post che abbiamo fatto sulla pagina Facebook, questa rubrica da adesso in poi avrà una data di pubblicazione fissa tutte le settimane, ovvero il sabato alle 14, quindi se siete interessati a seguirla sapete che il sabato alle 14 troverete il nuovo episodio. Per questa settimana facciamo strappo la regola per esigenze mie di programmazione, cazzi e mazzi, vabbè, ma che ve ne frega. La seconda cosa, per tutti quelli che invece si imbattono per la prima volta in un video del genere, beh, dovete sapere che Gugli non è uno youtuber, vabbè, nemmeno io, diciamo, però ci provo, insomma, insieme a quel pazzo milanese di Brambi. È semplicemente un ragazzo che ha tantissima esperienza in questa serie e mette a disposizione il suo tempo, ragazzi, per creare dei contenuti utili a chi vuole imparare a giocare. Quindi sì, questa serie è per tutti coloro che vogliono capire qualcosa di più di questo fantastico FPS. Regà, vi lascio il video, spero vi piaccia, mi raccomando lasciate un like e ci becchiamo alla prossima. Bella! Ciao a tutti ed eccoci qua. Siamo arrivati finalmente al secondo episodio di la rubrica di CSGO. Io sono Gugli e quest'oggi vi farò vedere un po' di cose sul recoil e sui movimenti del player, di dove uscire mirati, sperando di aiutarvi un po' a migliorare nei vari matchmaking e nelle vostre partite varie. Quindi iniziamo subito. Cos'è il recoil? Allora, in CSGO ogni arma ha un rinculo diverso. Come vedete adesso dall'M4 silenziato, vedete che il recoil, i colpi, vanno su, un po' a sinistra e un po' a destra. Quindi noi su questo gioco possiamo controllare questo recoil per tenere i colpi un po' più centrati. Cosa bisogna fare? Beh, bisogna semplicemente fare il contrario di quello che fa l'arma. Quindi se l'arma va su e poi un pelo a sinistra e poi a destra, noi dobbiamo andare giù, un pelo a destra e poi a sinistra. Quindi proviamo qua con l'M4 silenziato. Quindi spariamo giù un po' a sinistra e vedete che più o meno i colpi rimangono tutti nella stessa zona. Riproviamo ancora giù un po' a sinistra. Qua vedete, ho spostato un po' troppo prima a sinistra, quindi questi due colpi li ho persi. Però guardate quanto è centrale questi quattro colpi. Questi quattro colpi sono praticamente all'altezza di un corpo. Quindi così facendo è molto più facile uccidere i nemici. L'M4A4, cioè l'M4 senza silenziatore, invece ha un pezzo in più del recoil, cioè spari, va a sinistra, poi a destra, ma poi dopo torna a sinistra. Quindi per bilanciare un po' questo rinculo noi dobbiamo andare giù, un po' a sinistra e un po' a destra. Quindi proviamo giù, un po' a sinistra, un po' a destra, e come vedete tutti i colpi rimangono qua. Ovviamente questi tre colpi qua li abbiamo persi per cavolate nostre, perché ho spostato io un po' troppo prima il mirino a destra e quindi è andato di qua. Però più o meno vedi tutti questi colpi qua sono accentrati. Con la K vi faccio vedere anche l'ultima arma qua, che è la K. La K ha ancora un pelo in più di differenza, cioè noi spariamo, va su, destra, sinistra e poi ritorna un po' verso destra. Quindi anche qua con la K giù, sinistra e poi un po' a destra. E poi dopodiché bisogna ritornare un pelo a sinistra, perché vedete questi due colpi ci sono spariti sulla destra. E quindi, come vedete, la K qua è comunque anche questo centrale. Perché vi sto facendo vedere il recoil importante? Perché quando escono i nemici da questa distanza, da questa distanza noi vorremmo sparare un 2-3 colpetti. Quindi arrivano 1-2-3. Abbassando anche di un pelo la mira, perché sappiamo che se spariamo tre colpi va su, quindi se noi abbassiamo un pelo la mira i colpi rimangono sempre in quell'area lì. Qual è la differenza? Quando è che dobbiamo sprayare? Cioè sprayare sarebbe usare tutto il caricatore. E quando dobbiamo sparare un colpo alla volta? Allora, se abbiamo una distanza da qua al bombsite, vogliamo sparare un colpo alla volta, magari ogni tanto due, però principalmente un colpo alla volta per cercare di colpire la testa. Se noi abbiamo la distanza, come abbiamo detto prima, da qua al portone, due colpi alla volta. Se invece il nostro nemico arriva più o meno a questa altezza qua ed è più di uno, è preferibile fullare. Quindi usiamo quest'angolo qua come distanza, arrivo e inizio a fullare. Come vedete ho sbagliato un po', non sono stato a controllare il recoil e mi è andato, infatti i colpi sono andati ovunque.
Però se noi riproviamo, ok, il nemico è lì, ci affacciamo, ok, giù, spostare un po' tutto a sinistra e vedete che i colpi rimangono nella zona di dove è il nemico. Quindi questa è la cosa importante del recoil. Consiglio a tutti di andare sul server, anche in locale, e di provare a tenere i colpi più vicini possibili. È memoria muscolare, quindi se noi ci abituiamo, poi la nostra mano e il nostro polso lo fa da solo. Adesso, altra cosa importantissima è come uscire nelle varie posizioni di CSGO. Io vedo un po' troppa gente che va in giro mirando per terra così. E poi, o così, guardando col mirino per terra, poi quando lo vedi, cosa devi fare? Devi fare così, mirare, e ci perdi tanto quel tempo che viene ucciso. Ah, consiglio numero uno, tenere sempre il mirino ad altezza testa. Quindi se noi pensiamo che l'uomo è più o meno, l'omino di CSGO è più o meno alto qua, il mirino ben tenerlo a questa altezza qua. Altezza testa. Ovunque andiamo, sempre altezza testa. Vedo una marea di gente, anche questo è un errore che faccio anch'io tante volte, un errore che anche i pro fanno, che escono così, cioè mirando il muro si preparano a puntare il punto. Invece conviene mi arrivare qua, quindi col mirino, e piano piano spostarsi, vedi? Guardiamo i punti dove possono essere nemici. Mid qua, arrivare qua, guardare qua. Ecco, questa è la cosa importante. Bisogna mettere il mirino nelle posizioni più comuni. Quindi facciamo un esempio che io sto andando a lungo di Dust2. Arrivo a lungo di Dust2, devo guardare prima dietro il portone, il mirino dietro il portone. Dopodiché arrivo qua, piano piano inizio a pulire vari punti. Pulito, pulito, pulito. Vedete che il mio mirino è sempre altezza testa e ho il mirino su dove potrebbe essere il nemico. Quindi in caso ne vedo uno, sono già pronto per sparare. Arrivo qua, pulito. A questo punto, questo è uno dei punti più difficili, conviene fare pulito, magari anche in pre-fire. E dopodiché sappiamo che è in fossa, quindi mirino a dove potrebbe essere la testa in fossa. Qua, pulito, ok, pulito, ok, pulito. E si va avanti. Ecco, questa cosa è importantissima. Motivo per cui vedete tanti pro che magari non si mettono in queste posizioni. Questa? Buonissima posizione, specialmente se è VP. Però, se non è VP, rischi una K che, conoscendo quella posizione, esca così, cioè arriva mirato qua, vede non c'è nessuno, pac, e inizia sparando. Esce sparando qua e tu rischi di morire. Invece se invece di prendere quella posizione lì, noi ci mettiamo in una posizione un pelo diversa, tipo questa, è una posizione che il nemico mira, fa più fatica a mirare, o magari quando sta passando sta mirando all'altra parte. Quindi mirate punti comuni e non mettetevi in punti comuni. Questa è una cosa importante che spero vi aiuterà nelle vostre matchmaking. Grazie a tutti ragazzi e ci vediamo al prossimo appuntamento.